Ciao a tutti, oggi in questo nuovo video dove siamo in un nuovo episodio della carriera allenatore su FIFA 18 con la nostra Inter. Andiamo avanti, allora, iniziamo il calciomercato di gennaio 2018. Eccoci a capodanno praticamente, buon anno. E dobbiamo fare un po' di cose. Prima di tutto c'è sicuramente da vendere qualcuno, perché se andiamo a vedere abbiamo veramente pochissimi milioni. Adesso non so se ci verranno, sì, dovrebbero arrivarci dei soldi per delle cessioni già fatte. E attenzione, guardate qua, Real Madrid, come nella realtà, vuole Mauro Icardi. E ovviamente la nostra risposta è scontata, nel senso che andiamo a rifiutare l'offerta di 103 milioni, che sono tanti, però non ci penso nemmeno, perché ha fatto già 17 gol e Icardi non lo venderemo mai, almeno credo. Ok, abbiamo ben 48 milioni. Quindi qualcosa di importante si può fare. Sono arrivati i soldi, se non sbaglio, delle cessioni di Brozovic, Ranocchia e basta, credo. Allora, la prima cosa che volevo fare io era andare a ridare Cancelo, terminare il prestito, per poi andare a riacquistarlo, perché ho paura che facendo altri 6 mesi con noi crescerà ancora un bel po', e quindi se vogliamo ricomprarcelo a fine stagione costerà veramente tantissimo. Quindi se facciamo ora magari vale leggermente di meno e riusciamo a pagarlo di meno. Poi poi in caso abbiamo Murillo, anche se comunque è un difensore centrale, vedremo cosa fare. Miranda ancora 6 settimane fuori, quindi sarebbe il caso di vabbè, che comunque in difesa non sia messi male. Io vorrei anche vendere, no, non possiamo vendere Dalbert ancora. Quindi non è che possiamo fare chissà che. Se riusciamo a vendere Vesino, che comunque non credo che crescerà, no, non possiamo neanche venderlo. E potrebbe anche essere l'anno, no dai, Perisic assolutamente no, lo venderemo più avanti. Non so se durante la prossima estate o quella successiva, ecco. Neanche lui, ovviamente, appena arrivato. Caramo, io lo voglio mandare in prestito, anzi già in prestito. Perfetto, bene così. Ecco, Gabigol. Qui bisogna un po' decidere cosa fare. Io per il momento lo metto in lista trasferimenti, ma sarete voi a decidere se tenerlo oppure no. Ditemi nei commenti se vendere Gabigol oppure provare a vedere se cresce. E quindi perché se non sbaglio sta trovando poco spazio finora, ha trovato poco spazio, e quindi non so se tenerlo o venderlo. Ovviamente se arriva un'offerta abbastanza importante, noi senza dubbio lo vendiamo. Però non so bene cosa fare in questo caso. Allora, io andrei a fare subito istantaneamente la cosa di Cancelo, nel senso terminiamo il prestito per 1 milione, mamma mia addirittura, e poi ce lo andiamo a ricomprare. Almeno non perdiamo, almeno spendiamo di meno, appunto. D'Ambrosio però volevo vedere quanti, ah no, è già sul mercato. Perfetto, allora lui ovviamente ci dà la conferma e andiamo ad acquistarlo. Dovremmo riuscirci per 47 milioni, cioè non credo che ci vogliano così tanti soldi per prendere Cancelo, che ha ancora 81, quindi non è cresciuto chissà quanto, cioè è cresciuto di 2, però eccolo qua, 23 anni, vale 20 milioni, quindi sì, dai, ce la facciamo. Vediamo per quanto riusciamo a portarcelo a casa. Andiamo nell'hub mercato, proviamo a fare qualche offerta. Poi per il resto non credo che modificherò qua chissà come la squadra, perché a parte il fatto che non abbiamo soldi, ci prendiamo Cancelo, ma poi per il resto avremo pochissimi soldi. Scambio giocatori, chi è che potremmo dargli noi? Un Dalbert non puoi prendertelo? No, vogliono, no, possiamo togliere, maledizione, accetta o controfferta, no, se io voglio togliere Dalbert, tanto per, perché io Dalbert, cioè, è vero che lo voglio vendere, però, così non so se conviene, 7 milioni più Dalbert, 21, hanno aumentato invece di diminuire? No, allora io così la termino e la ritento la trattativa dopo, quando, tra una settimana, perché dobbiamo aspettare, perché Dalbert così non lo voglio vendere, voglio vedere come siamo messi però come centrali, perché non ne abbiamo,
Cioè come centrale, come terzini sinistri abbiamo solo Santon, quindi in effetti dovrei pensarci bene prima di dare via ad Albert. Comunque avanziamo, purtroppo non passa abbastanza tempo per poter riprovare l'offerta a Cancelo. Intanto D'Ambrosio, 5 milioni e 200. Noi come terzini destri avremmo Cancelo. No, 5 milioni sono pochi, io ne chiedo una decina, perché D'Ambrosio, a parte il fatto che mi serve, poi chi vado a prendere come sostituto di Cancelo in caso? Vediamo un po', sì, 10 milioni dovrebbero andare bene in teoria. Eh no, dai, non scherziamo, ha aumentato di un niente. Facciamo 9 milioni 700, se no non credo che accetterò, perché è troppo poco, 7 milioni, dai. 8 milioni e 9. Più di così no, no, mi spiace, niente da fare. Perfetto. Vedremo adesso se faremo soltanto la partita contro la Fiorentina o anche quella successiva in Coppa Italia contro l'Udinese, perché appunto ci sarà anche il mercato di mezzo, quindi potrebbe venire un video più lungo del previsto. Interesse per Felipe Anderson e offerta per Handanovic. Handanovic non lo vendo per il momento, perché ancora mi convince. È vero che vendendolo adesso potremmo guadagnarci più di quanto guadagneremo tra qualche anno, però Handanovic per il momento rimane all'Inter. Andiamo a giocarci la partita con la Fiorentina, se non arrivano altre offerte. Ancora Handanovic, incredibile, vogliono tutti. No, non lo do Handanovic per 26 milioni. Ho rifiutato addirittura, se guardate lì, 34 milioni dal West Ham, quindi assolutamente no per 26. Anche perché vale di più, anche se comunque sta invecchiando. Vabbè, andiamo a giocarci la partita con la Fiorentina. Qui tutte le offerte del nazionale che sto ignorando continuamente. E senza Cancelo, perché appunto giocherà D'Ambrosio, che non abbiamo venduto, ripeto. La formazione rimarrà la solita. Sì, Skriniar, è vero, Miranda ancora non c'è. Qui non abbiamo alternative finché non prendiamo appunto Cancelo, e direi che non ci sono, cioè la formazione è per forza questa. Sané è titolare, Pulisic l'ho messo per il momento fuori, giocherà sicuramente in Coppa Italia, vedremo se in questo episodio o nel prossimo. Comunque ci vediamo in campo e come sempre forza Inter. D'Albert, con l'aiuto della grafica, la formazione prova ad avanzare, bellissima per Sané che spara alto. Primo squillo dell'Inter. È stata una bella occasione, anche se Sané l'ha buttata via. Sané, attenzione al cross in mezzo, Icardi! In qualche modo la palla va fuori, credo rimessa al fondo, infatti. Attenzione, palla dentro per Icardi, sportiello, è ancora lì ma Biraghi spazza via. Occasione Inter questa, grandissima occasione. Attenzione Icardi, attenzione Icardi per Meyer, sportiello in calcio d'angolo. Proviamo a metterla in mezzo dopo il passaggio corto per Meyer, cross spazza via Fiorentina. Meyer, attenzione dentro per Icardi, si è inserito bene Sané. Sané il tiro, non ci credo, la sparata altissima, l'eroe Sané, e finisce qua il primo tempo. Pochissime occasioni per la Fiorentina, forse una, sì, è un tiro che neanche vi avrò mostrato perché non è stato niente di che. Però bisogna sbloccarla, perché è una partita dove è difficile arrivare davanti alla porta, si difendono abbastanza bene e quindi dobbiamo trovare il modo di passare e sbloccarla prima che la sbloccano loro al primo tiro in porta. Appena arrivata Thomas Müller, attenzione ai cardi, tanto che vediamo Müller al Manchester City. Mamma mia, clamoroso tutto ciò. E niente, tanto qui perdiamo palla, invece no, ancora no, porca valera, non ci credo. Sané, attenzione, bello l'1-2, Sané ai cardi, ancora ai cardi, Icardi la mette all'incrocio, 1-0 di Mauro Icardi, che gol, grandissimo scambio tra lui e Sané, che poi davanti al portiere non sbaglia, la mette dove sportiello non riuscirà mai ad arrivare. Direi che il cambio Gagliardini-João Mario ci può stare a questo punto della partita. 18esimo gol in Serie A per Mauro Icardi. Al 65esimo l'Inter la sblocca. Sané, Sané, attenzione al cross in mezzo, spazza via la Fiorentina, però non è finita. João Mario, João Mario il tiro, che parata di sportiello.
che nega il 2-0 all'Inter e poi Gaspar spazza in fallo laterale. C'è campo per attenzione, Sané prova a scattare in avanti, ho visto dall'altra parte Perisic, Perisic al volo, sportiello, non ci credo, è vero, potevo stopparla, però la tentazione di provare il tiro al volo e fare un gol spettacolare non è stata troppo forte. Cross in mezzo, Martinez non ci arriva, ancora Giomare forse era in fuori gioco, infatti. E finisce qui 1-0 per l'Inter, in qualche modo a fatica, molto a fatica, con molta fatica riusciamo a battere la Fiorentina in trasferta. È stata una partita abbastanza difficile, anche se comunque in difesa benissimo, direi. Non abbiamo concesso niente, soltanto mezza occasione. Per il resto in attacco sì, abbiamo fatto 11 tiri, che non sono né tanti né pochi. Però almeno con un solo gol siamo riusciti comunque a portare a casa i 3 punti. Voglio sapere prima di tutto cosa ha fatto la Juve. Anzi, prima facciamo gli allenamenti e vediamo che mail ci sono arrivate. Poi vediamo cosa ha fatto la Juve, perché ci potrebbe essere stato il sorpasso e quindi potremmo essere da soli in cima alla classifica in questo momento. Quindi qui abbiamo... questa è interessante. Aspettiamo un attimo però. Allora, cosa ha fatto la Juventus? Vediamo un po' qui. Allora, dov'è? No, non ha giocato un altro giorno, mi sa, perché non la vedo qui. E voglio sapere però cosa ha fatto. Tabellone. Vabbè, noi sì, ovviamente giochiamo contro l'Udinese, però voglio sapere cosa ha fatto la Juve, che giocherà contro Borussia Dortmund in Champions agli ottavi. Ok, la Juve ha perso. Ha perso la Juve, incredibile. Bene, molto bene. La Juventus che perde, noi siamo a più 3, primi in classifica da soli. Perfetto, non male, non male questo fatto, veramente una grandissima cosa. Grazie ai 3 punti conquistati contro la Fiorentina, tanta roba, siamo passati in cima alla classifica, ora 9 milioni per Santon. Mi sembra una bella offerta, perché vale 7 milioni e mezzo. Io ne chiedo 11, non credo siano troppi, però in caso anche 10 andrebbero bene. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa in più. In caso bisogna trovare il sostituto, ovviamente, non sarà semplice, con pochi soldi. No, non aumenta. Vabbè dai, 10 me li darai, vero? Se non me li danno, accetto e uno. Uno anche no. Dai, allora, mi prende... Ok, perfetto, 10 milioni dovrebbero andare bene. No, niente, non gli vanno bene. Accettiamo allora 9 milioni, però è incredibile, le trattative di FIFA sono una roba scandalosa, perché non si riesce mai a trattare. Allora, qui vedo, tanta roba. Vabbè, a parte i 66 milioni offerti al Chelsea, ma lì ci dice che possiamo chiedere fino addirittura a 125 milioni. Ma se io gliene chiedo 110, che fa il Chelsea? Ce li ha i soldi, in teoria. Vediamo un po' se si alzano un po'. Facciamo, sì, 110, vediamo cosa dicono, se si arrabbia o meno Conte. Secondo me si arrabbia, però non si sa mai. Attenzione, arrivano a 100 milioni, è clamoroso, ma chi se l'aspettava? 109, cosa fai? L'alzi ancora un po'? Non ci posso credere, cioè cosa devo dire io? 109 milioni per João Mario. Io sono sconvolto da questa offerta del Chelsea. Mamma mia. Questo è clamoroso. Dobbiamo trovare allora il sostituto se veramente trovano l'accordo. Ah, prima di tutto bisogna andare a prendere Cancelo. Credo sì, dovrebbe essere passata la settimana. Intanto, incredibile, il Milan acquista Koke. È clamoroso tutto ciò. Eccolo qua, Cancelo. Direi che io gli offrirei subito un 25 milioni. Tanto ce ne arrivano 100 dal... No, non scambio i giocatori stavolta. 100 dal Chelsea, 100 milioni circa ci arriveranno. 25 milioni, accetti subito? Mamma mia, 34. 30? Che dici? Niente, non, ma è incredibile, ma neanche di un centesimo abbassano. È una roba incredibile. Vabbè che non cambia niente, 2 milioni in più, 2 milioni in meno. Ok, l'hanno accettata, però mi sembra un po' eccessivo, tutti sti soldi per Cancelo. Vabbè, sicuramente ne avremmo dovuti spendere almeno 60 d'estate, quindi forse va bene anche così.
come ruolo squadra. Io cerco di mettergli anche un importante, magari me l'accetta. Sì, perfetto. Andiamo avanti, durata del contratto 5 anni vanno bene. Così almeno non dovremmo rinnovarlo, visto che prende poco. Clausola, niente direi, per il momento. E come stipendio io gli do, penso che 60.000 gli vanno bene, dai. No, non gli vanno bene. Io tolgo tutti i bonus, anche se comunque non ci chiede chissà che, per aumentargli di un po' lo stipendio. Andiamo così. Ok, perfetto. Accetta. Primo acquisto fatto, che comunque è un acquisto tra virgolette. Come, se volete cominciate a consigliarmi un eventuale sostituto di João Mario, perché 110 milioni sono tanti. Eccolo lì, Cancelo. Ah, gli devo dare il numero 7. Facciamolo subito, va, prima che mi dimentico. Tanto lo so che io mi dimentico sempre, pure quando faccio le carriere per conto mio mi dimentico sempre di dare i numeri ai giocatori, e sarà sempre così. Quindi, perfetto, direi che per questo video ci possiamo fermare qui. Lo scorso abbiamo fatto 3 partite, stavolta va bene anche se ne abbiamo fatta una sola. Prossimo episodio vedremo se fare solo Udinese, più ovviamente il mercato, e ci sarà da trovare il sostituto di João Mario, oltre che anche eventuali acquisti da fare a parametro zero per la prossima estate, e poi forse l'importantissima sfida contro la Roma, che in classifica non so neanche bene dove sia. Comunque, migliori offerte, guardate lì. Vabbè, Darmian va al Borussia Dortmund, però Koke al Milan. Vabbè, incredibile, abbastanza incredibile questa cosa. E poi probabilmente si aggiungerà anche l'offerta di João Mario, cioè del Chelsea per João Mario, ben 109 milioni e mezzo. Non me l'aspettavo. Comunque, direi che per questo video è tutto. Ho un saluto da fare che è per Riccardo. Un saluto e grazie per seguirmi. Ci vediamo allora nel prossimo video. Ciao a tutti.